Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e oggi parliamo di che cosa di fotovoltaico. Perché ragazzi, è il futuro, cioè, ma non da oggi, non perché oggi il governo italiano forse lo ha capito, perché se tu vai a vedere il mio canale, ci sono oltre 1000 video. Una buona parte di questi video parla di fotovoltaico, parla di batterie, di accumulo, di auto elettriche. Parla del futuro, ragazzi. Parla del futuro. Andate a vedere, ragazzi. Andate a vedere i video e poi mi fate sapere cosa ne pensate del mio lavoro, dei miei video. Lasciatemi dei commenti, lasciatemi dei like, ragazzi, perché mi aiuteranno a crescere. Oggi parliamo di in-grid versus off-grid. Ne abbiamo abbondantemente parlato, però non li abbiamo mai messi in paragone, ok? Per chi non è della materia e non sa cosa vogliono dire queste frasi, queste parole, ragazzi, in-grid è un impianto fotovoltaico, pannelli solari, questi sono i pannelli solari fotovoltaici, in-grid connesso in rete, connesso in rete, off grid, distaccato dalla rete. Perfetto. Tu mi dirai qual è meglio, quale conviene. Allora, ragazzi, quale conviene? Bella domanda. Io personalmente sto costruendo il mio impianto fotovoltaico e se vai sul canale trovi tanti video dove ti mostro passo passo work in progress. Io vado per off grid. Numero 1, perché? Perché come dice anche la parola sono sconnesso dalla rete. Ciò che produco, consumo, ma in più accumulo, ok? Perciò qui produciamo ovviamente di giorno, perché il fotovoltaico produce di giorno. Consumiamo, ok? E in più che cosa facciamo? Accumuliamo. Accumuliamo. Ok. In grid, invece, cosa facciamo? Produciamo, perché alla fine sono simili, e poi consumiamo. E poi cosa facciamo? Vendiamo l'energia all'ente fornitore energetico. E poi cosa facciamo? Acquistiamo l'energia dall'ente fornitore energetico. Allora, ragazzi, nell'off grid, se è un impianto ben fatto, ben calcolato, ben dimensionato, con pacco batterie non piccolo, ok, acquisterai anche energia. Perciò scriviamolo anche qui: acquistiamo energia dall'esterno, però ragazzi, in piccolissima percentuale. Cioè, se io qui acquisto da 0 a 100, 100, perché ovviamente, ragazzi, non ho accumulo. Perciò, se io di giorno produco, ok, di notte non produco energia. Perciò, io di notte dove prendo l'energia? Per forza la devo prendere nell'ente fornitore energetico, cioè da fuori. Perciò, gliela devo pagare. È vero che di giorno il surplus me lo sto vendendo. Ma bisogna vedere che percentuali riesci a vendere. Cioè, se il tuo impianto è troppo piccolo e per miracolo riesci a coprire. Ragazzi, vi ricordo anche le offerte e le collaborazioni del canale YouTube. Se sei in questo video è perché sei interessato al fotovoltaico. Ti ricordo che il nostro sponsor principale, il più grande, uno dei più grandi produttori, grossisti nel campo pannelli solari fotovoltaici, riserva a tutti voi iscritti al canale e miei fans
ottimi ragazzi, sconti, consumi di casa tua, tu venderai pochissima energia e poi a fine mese, quando ti arrivano le bollette, andrai a vedere che la bolletta è sempre cara e salata. Ma perché? È perché ragazzi, è dal momento in cui i pannelli solari non producono più, tu devi andare a trovare altrove l'energia elettrica, la devi acquistare a caro prezzo. Perciò per me, ripeto, off-grid è la migliore scelta. E ti ho anche detto il perché. Perché produco, consumo, accumulo e quel poco che mi può servire, acquisto. Ma ti dirò di più, ragazzi. In un impianto off-grid, ok, c'è un inverter, come c'è anche in quello in grid, ok? L'inverter, mettiamo il caso, schematizzato è così, ok? Abbiamo ingresso fotovoltaico, bene? Abbiamo uscita 230 volt, qua va l'appartamento, disegniamo una casetta, la finestra, le porte, perfetto. E poi in più cosa abbiamo? Qui abbiamo la batteria e in più cosa abbiamo? Qui ragazzi abbiamo la 230 volt di ingresso, come vedi, in un impianto off grid la 230 volt, ok, dell'ente fornitore energetico, non è un'uscita, cioè dall'inverter non esce 230 volt, ma entra. Questo a cosa può servire? Perché io lo reputo parzialmente utile allo scopo. Perché? Mettiamo il caso che il mio fotovoltaico non mi produce, perché la giornata è brutta, piove, eccetera, eccetera. Sto andando avanti con le mie batterie, per esempio, non lo so, un gruppo di batterie da 10 kWh, da 20 kWh, da 30 kWh. Ragazzi, stiamo parlando di pacchi batterie enormi, ok? Dal momento in cui qui si scarica la batteria, l'inverter, quando sente che la tensione delle batterie sta scendendo e scende troppo, che cosa fa? Interrompe questo collegamento e non permette più alla batteria di dare energia per preservarla, ok? Per preservarla. Cosa entra in gioco? Questo. L'ente fornitore energetico. Perciò, come hai visto, qui utilizziamo l'ente fornitore energetico solo ed esclusivamente come salvagente. Cioè, quando questo non c'è, questo non c'è, questo si abiliterà. Invece qui in grid, ti faccio vedere, questo è un inverter in grid dove abbiamo ingresso fotovoltaico, ok, appartamento 230 volt di uscita, perfetto, e poi abbiamo okay. E poi abbiamo 230 volt dell'ente fornitore dell'ente fornitore energetico. Questa volta, come vedi, io ho fatto due frecce, una che va per qui e una che va per qui. Perché ragazzi? Perché qui tu avrai un piccolo contatore, ok? Questo contatore cosa fa? Manda energia elettrica quando serve dentro, perché ovviamente, come vedi, non avendo batterie, l'unica fonte di energia qual è? Il fotovoltaico. Avendo una giornata brutta, il fotovoltaico non c'è, tu da dove prendi l'energia per casa tua? Qua c'è la casetta, la devi prendere da qui, da fuori, dall'ente fornitore energetico. Perciò questo contatore bidirezionale deve darti energia elettrica in ingresso, ma
Quando il fotovoltaico produce, la tua casa consuma 1 kWh, per esempio, ma tu ne stai producendo 4 kWh, i 3 kWh in eccesso, sei qui, accumulati in batteria. Ma sei qui, che cosa fai? Mandi fuori. Il contatore ti conterà i kilowattora usciti dall'inverter e entrati dall'inverter. Il tutto, ragazzi, come funziona? Come fanno questi inverter a mandare fuori energia elettrica e poi a riceverla? Innalzando le tensioni in uscita, cioè 230 volt è la tensione standard di un appartamento. Può variare anche a 235, in alcune parti qualcosa di più. Ragazzi, in uscita da questi inverter si hanno tensioni di uscita molto più alte. Perché? Perché, ragazzi, la tensione, la corrente elettrica, come funziona? La più alta, ok, vince la più bassa. Perciò, per farla fuoriuscire, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innalzare il valore di questa tensione così che possa vincere la tensione d'uscita dell'inverter e buttarla dentro l'impianto rete nazionale. In alternativa, quello, ma così facendo cosa succede, ragazzi? Che ci sono delle tensioni più alte in giro per le linee. E infatti questo lo potrai vedere, ma forse non ora perché è ancora il presto, più avanti, quando una buona percentuale di abitazioni avrà questi sistemi, ragazzi, le tensioni di linee saranno molto più alte. Se per esempio il tuo vicino, proprio il tuo vicino a fianco a te, ha un impianto fotovoltaico connesso in rete e tu vai a misurare la tensione, dovresti avere una tensione più alta di 220-230 volt. Per questo, perché? Perché appunto l'inverter la butta dentro e poi dentro c'è una tensione un po' più alta. Ovviamente non è una tensione sempre continua, ragazzi, perché? Perché il fotovoltaico non è che produce sempre e produce sempre allo stesso modo, ok. Perciò, tirando le somme, perché io ho scelto questo? Perché, ragazzi, io uno non voglio avere a che fare con l'ente fornitore energetico, non voglio vendere, o meglio, svendere la mia energia a nessuno. Io produco, io consumo, io accumulo. Qui invece, con gruppo d'accumulo, ci sono ora dei sistemi che ti permettono anche l'accumulo. Perciò, volendo, puoi anche accumulare negli impianti connessi in rete, perciò batteria anche qua, ok. Però, ragazzi, resta il fatto che sei connesso in rete. Sei connesso in rete vuol dire che il fai da te qui non funziona. Non puoi farti un impianto fai da te, almeno che non sei sotto i 600 watt, ok. Appunto perché sei connesso in rete. Essendo connessi in rete, gli inverter devono essere certificati, devono avere determinate certificazioni elettriche e di qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Idem anche qui, nell'off grid, anche gli inverter devono essere inverter buoni, certificati, norme CE, ok, ci siamo. Però, a differenza di questo, qui il fai da te sta spopolando in gran numero, ragazzi. Anche perché? Perché appunto la 230 volt è solo un ingresso, ok? Ragazzi, per questo video è tutto. Spero io sono stato chiaro, non mi sono dilungato troppo. Fammi sapere cosa ne pensi, scrivi un commento. Ciao ragazzi e al prossimo video!